Siamo oggi qui, nella nostra sede istituzionale, a fare questa presentazione del nostro nuovo relatore, di cui voi già sapete tutto in quanto, oltre all'annuncio, avete verificato tutta la sua storia sportiva. E quindi direi che magari dirò qualche parola, poi risponderò alle vostre domande, evidentemente così farà altrettanto lui. Io credo che, come abbiamo detto, in occasione del nostro comunicato siamo convinti che questa scelta che la nostra società ha compiuto sia la scelta giusta per riaprire una nuova pagina, scrivere delle nuove pagine del nostro basket. Pensiamo che Riccioli abbia tutte le caratteristiche, sia dal punto di vista professionale che umano, per portare, per fare ciò, cioè per scrivere con la società questo nuovo percorso. Devo anche dire, non c'entra con la presentazione di Riccioli, però mi sembra di poter dire che ricordate tutte le mie previsioni e le mie lamentele che avevo fatto nei mesi passati, nello scorso campionato, circa quello che io chiamavo problemi economici esistenti nel basket italiano. Mi sembra che ahimè sono stato facile prevedere, e che forse se le istituzioni avessero agito per tempo, forse avremmo avuto alcuni più facilità nell'affrontare una situazione che le società di basket devono affrontare tutte. Comunque, una parentesi, così, un inciso che però leggevo stamattina in alcuni giornali, mi è venuto in mente di fare. Tornando a noi, tornando con lui, quindi inizieremo questa sera, tra l'altro, questa sera, un percorso per affrontare i temi tecnici che riguardano la squadra, affinché nella prossima riunione che faremo dopo la formalizzazione del nostro consorzio, che credo il 9 che nascerà qui in questa stanza dal punto di vista formale, perché voi sapete che abbiamo fatto in comune una firma ufficiosa, nel senso che però l'atto pubblico con il notaio viene sottoscritto qui lunedì 9 quadrato mattina, e quindi arrivo, quindi cioè, poi dopo l'assemblea, dopo che il consorzio sarà ovviamente finirà il suo percorso giuridico, avremo la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente del consorzio stesso, e quindi avremo, diciamo, il confronto con il nostro mister, che potrà allora quelle che sono le sue impostazioni, cioè daremo concretezza a quello che sarà il programma tecnico-sportivo che stasera cominceremo a dibattere. E dicevo che noi siamo contenti di questa scelta e siamo certi che questa porterà, come ho scritto nel comunicato, sicuramente competenza e freschezza nostra gioventù, è sempre una cosa positiva, non che gli anziani siano un po' meno, però vuol dire, però ecco, la sua freschezza giovanile è sicuramente un punto di vantaggio, e quindi inizieremo poi il nostro percorso, entreremo nella nostra annata sportiva che con la formazione della squadra, le scelte tecniche ed economiche che prenderanno via da questo incontro di questa sera. Io sono certo che Casale con questo inizierà un percorso che sarà di grande dignità, come sempre onorerà il proprio nome sui campi d'Italia. Noi non abbiamo messo dei particolari traguardi al nostro mister, in quanto
quanto sappiamo come lo sport, come abbiamo sempre detto, la palla è una rete, qualunque essa sia, i programmi, i proclami siano qualche cosa da evitare, perché in realtà il negativo e il positivo è sempre in agguato con molte differenze. Abbiamo visto la bellissima vittoria dell'Italia di ieri sera. I tedeschi sembravano degli invincibili, sembravano accorazzati. L'Italia ha giocato veramente col cuore e con la tecnica, secondo me, perché non ha giocato solo con il cuore, ha giocato anche con grande capacità e tecnica. Non ha avuto problemi, quindi i proclami non vanno fatti. Diciamo che sappiamo che il campionato di A2 è un campionato non facile, l'abbiamo vissuto per tanti anni. Se non ripercorriamo indietro, abbiamo forse vinto quando non eravamo totalmente protagonisti, abbiamo totalmente i primi della classe, e abbiamo perso quando tutti ci dicevano che eravamo i primi della classe. Adesso non voglio ripercorrere i episodi che tutti noi ricordiamo, per dire che quello che noi vogliamo è fare un buon campionato. Oggi, come tutte le squadre, l'obiettivo primario è cercare i playoff. Di più non si può mai dire, perché evidentemente è già un impegno importante in questo campionato di A2 centrare i playoff. L'abbiamo visto in tutti questi anni come la differenza tra entrare nei playoff e giocare per la retrocessione sia poi due partite, una partita, due partite. L'abbiamo visto per tanti campionati, per cui tante volte l'abbiamo toccato con le nostre mani quest'anno. Il risultato dipende veramente da pochissime cose, da pochissimi secondi, da un tiro che gira sul ferro che se ne va. Chiediamo comunque a lui, e con ciò concludo, anche un impegno sul settore giovanile, che per noi è elemento centrale del nostro programma. La sua esperienza di tanti anni a Siena sicuramente darà sarà un plus per lui e per noi. Il settore giovanile, io vorrei ricordare, tra l'altro ho letto una bellissima intervista alla seconda che leggo della Valle, vorrei che i giornali non si dimenticassero che della Valle è un giocatore che appartiene al mio casale pallacanestro e che tutta questa bellissima rappresentazione della sua storia, noi ne siamo orgogliosi, ma vorrei ricordare che soprattutto i giovani nazionali non si dimenticano, non parlano solo delle grandi squadre, ma anche le piccole squadre come noi portano l'orgoglio di aver formato questi giovani e di aver contribuito alla crescita tecnica e sportiva di Della Valle, che rimane tesserato, voglio ricordare, per la mia pallacanestro per molti anni ancora, in base alla legge. Quindi voglio dire, questo è un esempio, e vogliamo su questo esempio ricordare che il settore giovanile è stato l'elemento centrale del nostro politico, lo sarà ancora di più con il gioco. Cioè, guardi, chiaramente, come lei sa, io come lei conosce, il feeling e la sensazione sono una cosa importante quando si va negli occhi di una persona. Credo che di lui mi ha colpito due aspetti in questo incontro che abbiamo avuto: la tranquillità e la serenità di una persona che conosce il proprio lavoro. Il resto, come ho detto, lo dirò quando avremo mangiato un pane insieme. Ovviamente aggiungo anche che, essendo lui toscano, fiorentino di nascita e senese di adozione, come noto i toscani sono gente che hanno molto pepe nel addosso, ma questo perché di regola sono così, insomma. Poi magari lui sarà differente, non so, però quando il pepe è usato in una minestra ben preparata con le caratteristiche, gli aggiunge il sapore, non la rovina. Io penso che questo è stata la mia impressione. Poi, come ho detto,
sarà il mangiare il duro pane ogni giorno che ci confermerà nella scelta che abbiamo fatto. E credo che anche, le dico, aggiungo un'altra cosa, le dico che la scelta, la nostra proposta, la sua accettazione di aver incontrato in un anno è figlio di questa filosofia, il fatto che lui l'abbia accettato immediatamente, dal primo istante che la società gli ha comunicato quali erano le condizioni al contorno, è stata una cosa che nella risposta che ho avuto mi ha dato una sensazione estremamente positiva. Perché? Perché dalla sua risposta ho capito che lui condivideva questa impostazione. Meglio testare i passi di un cammino comune prima che affrontare lunghe cavalcate insieme. E quindi questo mi ha dato un senso positivo di quello che lui, di come lui approcciava questo tema, lo stesso metodologia che voleva approcciare. E il consorzio prima doveva aspettare l'amore, quindi ci sarà anche una notaia 100 fra più presto possibile, ma credo che saranno 10 giorni, 12 giorni dal momento che facciamo il consorzio al momento dell'omologa. Dopo l'omologa si raggiunge la sperimentazione e dare tante. Poi la società Union Casale, che finora ha la sua amministrazione sugli azionisti, ovviamente chiamerà un aumento di capitale. L'aumento di capitale, mi pare 30 giorni, quello che viene, sarà sottoscritto il consorzio, appunto lì. Andrà in maggioranza del capitale della Unione di merda sbaracamento un tempo sono questi. La Unione sarà gestita poi da una a quel punto lì quando sarà l'assemblea deciderà il consiglio di amministrazione della Unione, presidente, fino allora ci sono io, sono presidente di quella garanzia. Quindi ci sarà un presidente e poi un CDA più o meno allargato. Non abbiamo deciso, è inutile che me l'ha già fatto 10-4 domande, non abbiamo deciso. Non siamo oppressi da particolari cose, noi ho firmato oggi la domanda di ammissione, cose vanno avanti, la normalità, discutiamo della squadra, non è che siamo, non c'è niente, non abbiamo niente, non c'è la società, non ci sono gli organi, che succede? Cosa vanno avanti normalmente, semplicemente. Quando avremo fatto il nostro consorzio ricominceremo ad andare a parlare con gli altri che vorranno partecipare. Però non abbiamo un fuoco che ci viene dietro le spalle, per cui se non ingaggiamo due persone domani mattina non riusciamo a fare la squadra, tanto per essere chiaro. Ringrazio il dottor Cerutti per le belle parole che ha usato nei miei confronti. La risposta che ha dato alla domanda del vostro collega, del quale ancora non conosco il nome, è un bellissimo complimento, onestamente. Io sono felice e ringrazio il Consiglio d'amministrazione, alcuni membri dei quali ho avuto anche il piacere di conoscere nel mio primo arrivo qua a Casale la scorsa settimana, la famiglia Repetto che ho avuto anche lì modo di incontrare, che è nostro sostenitore, main sponsor, e niente, sono molto felice di essere qua, sono molto felice di partecipare a questo che è difficile dire progetto, perché come il Presidente ha poc'anzi detto, io ho firmato un contratto annuale, non è però mia presunzione e credo che sia anche l'intenzione del Presidente, quella di mangiare il pane insieme, penso che significhi testare la mia persona, vedere chi sono io veramente al di là del mio passato, perché il Presidente ha parlato del mio passato, ma il passato non conta, il 10 minuti fa era già passato e noi per deviazione professionale dobbiamo vivere nel futuro e non nel passato, casomai vivere bene il presente e preparare il futuro. Spero che il mio futuro qua
a partire da questa stagione sia più lungo di un anno soltanto, perché vedo me stesso come persona prima che come professionista della pallacanestro, giovane professionista della pallacanestro, visti i miei soli 2 anni da head coach in questi campionati qua, non come una persona che vive le cose dalla sera alla mattina. Io sono stato 11 anni a Siena, è vero che era casa mia, perché ora qui mi dispiace un po' il presidente, devo dire una cosa, a me, io sono nato a Firenze e ho vissuto a Firenze 2 mesi, poi sono stato 39 anni e il resto a Siena, quindi diciamo che sono senese, se lo scrivete senza scrivere senese di adozione, a me fa piacere, se no domani, ora fate gli scherzi, chiaramente torno a Siena e lì viene, chiaramente vengo preso per i fondelli, per usare il termine. Del nicchio sono. E già lì non basta essere senesi, no, anche di Contrada. Vincono ma. Come ricordo, però insomma, diciamo che partecipiamo. Ho vinto molto nella pallacanestro e questo mi conforta. Dicevo che mi fa piacere pensare a questa nuova avventura in una società molto importante, che purtroppo ha un recentissimo passato che brucia di una retrocessione della Serie A1, e che quindi, voglio dire, per me sarà una grande sfida quella di dimostrare di essere qua dopo 7 anni, se non erro, di Marco Crespi, che guarda caso 6 anni di Marco Crespi, che poi è finito a Siena, quindi voglio dire un lungo periodo nel quale, anche con il suo contributo indubbiamente, la società poi è arrivata a uno. Quindi io voglio essere qua, voglio provare a restare qua per imbastire quello che sarà il progetto che la società mi chiederà. Adesso, come avete potuto sentire, non abbiamo ancora parlato di pallacanestro, che in parole spicciole significa che squadra facciamo e via discorrendo. Però nel senso, questa non è una cosa che a me è una cosa che a me interessa, ma non è una cosa che mi ha spinto a decidere per star qua o per andare da un'altra parte. Sinceramente l'incontro con il presidente per me è stato importantissimo. Ho percepito quello che il mio intimo voleva percepire, cioè estrema professionalità nel rapporto, ma grande passione. E questo sono 2 elementi che sono fondanti per chi si approccia alla mia professione e per chi, come il consiglio di amministrazione, il presidente, lo sponsor, investe energie economiche e fisiche quotidianamente. Altre cose, onestamente, non so, presentarmi un po', io non sono uno che parla volentieri di quello che ho fatto e quindi magari lo avete già letto, non mi interessa, sono una persona a livello personale piuttosto diretta nei rapporti con le persone, con i giocatori, con i collaboratori. Chiede agli altri, siccome credo di essere una persona, mi ritengo, mi reputo per educazione familiare, una persona educata e sincera, mi piace avere dagli altri le stesse cose, giocatori compresi. Sono un sanguigno senz'altro, non solo per nascita ma proprio anche per istruzione, quindi chiaramente uno abbastanza focoso, però questo siamo abituati, esatto, però la caratteristica che diceva il presidente poco fa, che ha visto in me la tranquillità, onestamente mi fa molto piacere, perché voglio dire, il carattere è carattere, però poi bisogna anche mettersi un attimo le briglie, perché se no chiaramente viene fuori qualcosa di
di non buono. Per il resto, niente, io sono a vostra disposizione per tutte le domande che volete farmi e non mi rifiuto. La mia idea di pallacanestro, intanto giocare in 5, sì, almeno 5, no, io piace avere giocatori di talento, che questo non vuol dire pendere dalle labbra del giocatore, tutt'altro. Più difficile così in qualche modo addestrare un cavallo di razza, però penso che sia la cosa migliore. Mi piace avere un gioco organizzato, che parimenti non significa il completo annientamento delle individualità, ma anzi che mi piace lavorare su quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, cercare di esaltare il più possibile, ascoltando i giocatori, non nelle parole. Ascoltando significa conoscendoli, vedendoli, non solo analizzandoli prima di prenderli, ma nel momento in cui arrivano, capire cosa è, qual è il loro vestito e cucirglielo addosso. Io non è che ho una palla a canestro in particolare, mi piace avere, diciamo, dinamicità in generale, perché chiaramente vengo dal settore giovanile e questa è una cosa che mi piace. Vengo da Siena e lì indubbiamente l'organizzazione era una cosa molto importante nel gioco della prima squadra, quindi lavorare su quelle che erano tutte le opzioni difensive per quanto riguarda l'attacco, e sicuramente una squadra che abbia organizzazione difensiva, che non vuol dire avere giocatori che nelle loro corde hanno la difesa, ma organizzarli per riuscire a difendere di squadra. In questo poi, questo è un contenitore vuoto che verrà riempito dai nomi dei giocatori. Io non so se ti ho risposto, però questa è un po' la mia idea, cioè deve essere qua gente che ha fame, che ha voglia di lavorare, che è inquadrata in un certo modo, e appena verrà lo sarà senz'altro dall'eccellente organizzazione del club, e voglio sperare da me e dai miei collaboratori. Ho una conoscenza personale di Martinoni e di Ferrero, che chiaramente sono i due più giovani. Ma l'avventura è un 77, quindi non ho avuto modo di affrontarlo mentre allenavo al settore giovanile, quasi ci avrei potuto giocare contro. Chiaramente due ragazzi li conosco, perché Ferrero è stato anche a Siena, Martinoni ha fatto da Varese il settore giovanile di Treviso, col quale ho avuto più volte modo di scontrarmi nelle finali scudetto, vincendo e perdendo, perciò questa è la mia conoscenza di loro. Insomma, gli altri non ho mai avuto il piacere di scambiare due parole. Insomma, al di là della conoscenza tecnica, che chiaramente è normale visto che sono giocatori di così lungo corso, però non ho una conoscenza personale, ecco. Non ti nascondo che il fatto che la società mi abbia chiesto anche in maniera non primaria, perché il mio ruolo, mio collega presidente, è di allenatore della prima squadra, ma di dare un'occhiata, per me che vivo in maniera totalizzante la palestra, non è una cosa che crea una distrazione eccessiva. Al settore giovanile mi ha fatto molto piacere, perché è vero che io sono venuto via e ho troncato, perché poi a Scafati l'attività di settore giovanile non era così di punta come lo è qua, però non è un segreto che io, come ho avuto modo anche di dire nei colloqui, il primo contatto che ho avuto con Casale Monferrato l'ho avuto con il settore giovanile, ecco, cioè io ho affrontato le squadre, ho visto i ragazzi, con curiosità questa società che in un momento nel quale molti, cioè quasi tutti, non investivano, tranne Siena che ripartì, poi a ruota Virtus Bologna, Treviso,
si affacciò prepotentemente con degli investimenti in questa attività, perciò è chiaro che è una cosa interessante, ma al momento attuale non ho una risposta da darti. La vocazione della società e del club mi porta a dire che sicuramente sarà una cosa della quale parleremo. Certamente, esattamente come ha detto lui, cioè concettualmente noi, avendo sempre fatto il sotto giovanile in modo importante per i nostri limiti, non siamo Siena, non siamo Milano, non siamo Treviso, non siamo Bologna, però insomma, i nostri limiti li abbiamo sempre fatto in maniera seria, sia per come numero di squadre che come allenatori. Abbiamo una parte importante del nostro budget dedicato al settore giovanile. Quest'anno avevamo i giocatori che venivano dalla Svezia, e quindi abbiamo sempre fatto il reclutamento anche fuori da Casale. Ferrero è un esempio di questi casi qui, Della Valle è un esempio di questi casi qui, quell'altro come si chiama, Di Prato è un altro caso qui. Dire, questa è la storia che parla per noi. Evidentemente che la migliore aspirazione qual è? È che questi giocatori possono arrivare alla prima squadra, e prima ancora la prima squadra fuori, la prima squadra di Casale. Poi naturalmente bisogna vedere se sono capaci, se sono all'altezza, se le condizioni dei ruoli lo permettono, però evidentemente che questa aspirazione il club ce l'ha e l'allenatore anche in questo senso. Onestamente sono rimasto impressionato per il fatto che mi sono risentito onestamente a Siena. E questo per la professionalità, la presenza di persone, senza nulla togliere a nessuno, però insomma mi ha dato questa sensazione, questa è una sensazione molto positiva, che non vuol dire che Casale Monferrato è organizzata come Siena adesso attuale, l'Eurolega eccetera, significa che ha un'organizzazione molto similare, ha delle prospettive che io, che sono stato a Siena dal momento in cui ci chiudevamo in una stanza e senza niente dovevamo fare le stagioni, a quando abbiamo fatto le Final Four di Eurolega. C'è quell'energia là, quell'organizzazione là, quella voglia là, e questo è la cosa insomma che mi sento di dire che mi ha trasmesso il primo contatto. Parlando di ipotetiche conferme, ha fatto una sua idea di basket, un giocatore, un player delle caratteristiche di Gentile rientra nella sua idea di basket? Che le devo dire? Se mi chiede un giudizio sul ragazzo, per quello che lo conosco io personalmente e professionalmente, glielo do, però è una risposta che onestamente non mi sento di dover dare in questo momento per i motivi che ha detto prima, che ha esposto prima il Presidente. Allora la squadra non l'abbiamo ancora fatta. No. Voglio dire, non avendo ancora fatto la squadra, non avendo ancora neanche cominciato a parlare, lei capisce che diventa un giocatore dalle caratteristiche. Uno che gioca, uno che poi gioca un po' meno. Che gioca un po' meno. Sì. Gentile è un ottimo giocatore. Indubbiamente. No, non è l'unico ottimo giocatore che c'è in Italia come fare play, anche se è un ottimo giocatore. Cioè, abbiamo sempre appuntati almeno più di una settimana per entrare in queste situazioni. Se no rimane la risposta giustamente generica che dice Gentile è un ottimo giocatore, ci vogliono due play. Ci sono tanti ottimi giocatori che è giusta risposta. Ho fatto il tempo. Dipende anche dagli incassi. Certo. No, sentire, te lo conosci, ha visto giocare. Cool. Un ottimo giocatore. È stato sfortunato Gentile quest'anno lui e noi con lui, perché ha sempre sofferto molto di questa caviglia. Che quando già si portava dietro da prima, ma che quest'anno con questo brutto incidente che ha avuto a settembre mi ha condizionato molto dall'annata, perché se l'è portato dietro. Ci ricordiamo che
a Treviso, per esempio, che mancò una partita molto decisiva per noi, che fu una delle 12 partite perse in 20 secondi di un punto. E voglio dire che purtroppo si porterà dietro questo incidente per una parte dell'anno importante. Però è un ottimo giocatore, è un ottimo ragazzo, tra l'altro è un ottimo ragazzo anche come persona, come qualità di rapporto con il club, eccetera. Questo lo possiamo dire noi. Che è stata la qualità in questo senso.